Tartarini, vincitore della prima edizione del Giro. Non farà il bis per la vittoria assoluta, ma si assicurerà il successo nella propria categoria, la 125. Sono partiti in 548, ne torneranno a Bologna soltanto 173. Galopperanno per mare e per monti, sotto il sole e alla pioggia e persino sotto la neve. Un solo nome nelle prime tre tappe, quello di Venturi su Mondi al 175. Temporanea variante nella quarta, la Pescara Riccione, che sarà vinta da Speziali su Morini. Nelle otto tappe saranno percorsi 3.398 km, a oltre 100 di media. Non c'è che dire, è un bel correre. Scene come questa sono tutt'altro che rare. Acrobazie da palcoscenico trasferite sulle strade d'Italia. Un modo come un altro per sgranchirsi le gambe. Dopo la prima tappa, questa da Pescara a Riccione, è la più lunga, 471 km. Vince Speziali, ma Venturi detiene saldamente il primo posto in classifica. Il 595 è Campana, finirà terzo assoluto. Andiamo ora verso Mestre, traguardo della quinta tappa. Poi andremo a trovare pioggia e neve. La sesta tappa Mestre-Bolzano è la più breve, 288 km, ma come vedete è la più dura per i poveri centauri flagellati dalla pioggia prima e dalla neve poi. Sono gli imprevisti di questa primavera bizzarra, capace di promettere estate e di ripetere autentiche giornate d'inverno come questa che ci ha condotti a Bolzano. Qui vince il 321 Provini, sempre su Mondi al 175, ma Venturi è sempre al comando della classifica. Lo conserverà nella settima tappa che ci porta a Verbania. Qui vince Manganelli su Morini, che finirà secondo assoluto. Colpo di scena nell'ultima tappa, il ritiro di Venturi. La vittoria assoluta è così di Provini, sempre sul Mondial, per cui è vittoria che resta in famiglia.